Prendo spunto dalla sua conclusione sul cinema proprio. Anche noi abbiamo visto mese scorso che è uscito il film Rosso Istria, un film di stampo propagandistico sul revisionismo storico becero, dove il nazista viene mostrato come liberatore e il partigiano come criminale. È un'opera di erosione della memoria, erosione nel termine come processo lento di cambiamento, di modificazione di un pensiero. E noi di fronte a questo siamo in piena guerra aperta contro questa egemonia, contro questo totalitarismo liberale. Abbiamo bisogno di questa opera di Alessandro come strumento per affrontare e per costruire un Weltanschauung del militante comunista di oggi. E su questo do la parola al compagno Alessandro che ci presenta il suo libro. Sì, intanto grazie, ringrazio innanzitutto Fabrizio Madio, che è arrivato? Sì, sono Ecco, è arrivato. arrivato, perché senza di lui non ci sarebbe stata questa iniziativa. E ringrazio chiaramente anche il Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia, il Comitato Ucraina Antifascista, il Partito Comunista Italiano, Max 21, tutti i relatori che avevano fatto degli interventi di elevato spessore, e sono contento che appunto si possa fare questa iniziativa, anche se siamo poche persone. Me l'aspettavo, francamente, proprio perché non potevo aspettarmi diversamente dopo aver scritto proprio che viviamo in una sorta di totalitarismo liberale. E per questo ritengo, ho insistito molto sul fatto che ci fosse questa telecamera a riprendere i video, di modo da poter poi offrire una circolazione più ampia di quanto dei contenuti che già sono emersi fino adesso e mi sembrano già sicuramente poco usuali. Io vorrei appunto partire tanto da presentarmi un attimo, perché io ho poco più di 30 anni, quindi vorrei spiegare un attimo che, da dove parte questo libro, appunto prendendo anche lo spunto dato da Francesco. Spiegando, io non sono uno scrittore, non è che ho fatto questo libro per far soldi o vendere copie, questo era l'ultimo dei problemi. Mi sono iscritto al partito, all'epoca l'unico che esisteva nella mia regione, la Valle d'Aosta, partito della Rifondazione Comunista nel 2008, nel momento in cui i comunisti erano usciti dal Parlamento. Io avevo 23 anni, ero sempre stato un po' sinistra, comunista, sì, in maniera un po' vaga, non ero mai entrato bene in contatto con organizzazioni, avevo studiacchiato, leggiucchiato un po' per conto mio, un po' di Marx, insomma qualche classico, ma sostanzialmente avevo sentito all'epoca il bisogno di mettermi in gioco assieme ad alcuni altri miei amici, compagni, per cercare di dare un contributo a uscire da quel periodo buio e far ritornare al più presto i comunisti protagonisti in questo paese. Sono passati 10 anni ormai, più di 10 anni, e non siamo ancora riusciti a invertire questa situazione. Io sono stato 10 anni dentro quel partito, Rifondazione, le ho tentate di tutte. Inizialmente, appunto, ho seguito un po', cioè, ho imparato tantissimo, a volte male, a volte bene. E poi a un certo punto, arrivato a Milano, sono riuscito a capire meglio alcune delle problematiche che secondo me c'erano, non solo di quel partito, ma più in generale un po' della nostra epoca, del nostro tempo, della nostra società e delle nostre organizzazioni. Io penso che in fondo questo è il problema principale per cui tutti siamo qui, non solo di cercare di appunto avere uno spunto inedito su come funziona la nostra società, ma come riuscire anzitutto a tornare ad essere incisivi in questo paese e non solo in questo paese. Dal 2013 ho cominciato a concentrarmi molto sulla questione della formazione, perché constatavo che anche i gruppi dirigenti, anche di grado più elevato dei partiti comunisti, avevano una preparazione che molto spesso era sommaria, dico sommaria per non dire di peggio. Nel momento in cui
anche i quadri dirigenti di un partito non sono in grado, non hanno le basi teoriche sufficienti, adeguate per trasmettere queste loro già inadeguate conoscenze alle nuove generazioni, cioè ai nuovi iscritti, ai nuovi militanti, a chi si avvicina a un'organizzazione che intende in teoria fare gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. Non si sarà quindi neanche tantomeno in grado di fare un'adeguata propaganda in giro, perché se tu non sei in grado neanche non riesci neanche a conoscere adeguatamente i processi storici, economico-sociali presenti, come fai poi a fare propaganda in giro, a spiegare le cose alla gente comune che è totalmente o quasi totalmente depoliticizzata? Quindi mi sono concentrato sulla formazione, per anni appunto ho utilizzato questo strumento dell'impero che è Facebook, con la pagina I Maestri del Socialismo, che piano piano con cui facevo uscire una serie di materiali, anche solo banalmente di riscoperta, dei classici, a volte articoli più elaborati, costruzioni, andavo a trascrivere anche pezzi di libri di cui non avevo mai sentito parlare, con cui ero entrato in contatto e che vedevo erano sempre più dimenticati o magari non erano più stati ristampati, perché nella crisi delle nostre organizzazioni di propaganda non c'è solo la crisi dei giornali, c'è anche la crisi delle case editoriali, delle case editrici. Non c'è più Editori Riuniti, non c'è più l'Einaudi che fa le opere economiche di Marx ed Engels. Oggi se vogliamo cercare alcune opere minori di Marx ed Engels non si trovano neanche su eBay a volte alcune cose, e sto parlando di Marx ed Engels, non sto parlando di autori minori, sono i nostri. Tutto questo lavoro è sfociato nel 2017 nella pubblicazione che ho fatto su internet in difesa del socialismo reale e del marxismo-leninismo. Ora, col senno di poi il titolo non è stato molto felice, nel senso che se potessi tornare indietro lo cambierei, perché è stato un titolo che sicuramente aveva un obiettivo politico ben preciso, si rivolgeva anzitutto a chi è già comunista, quantomeno di sinistra, chi si sente di sinistra, anche se poi magari spesso non lo è di fatto, per le posizioni politiche che ha. Di fatto quell'opera, che era di più di 2000 pagine, era un tentativo di tracciare una bozza di storia dell'ultimo secolo, non solo italiana, non solo europea, ma mondiale. Era divisa in due parti, la prima parte sulla Unione Sovietica, sostanzialmente, con alcune parti anche sull'Italia, sull'Europa, fascismo, nazismo, eccetera, eccetera, e la seconda parte invece che spaziava sugli altri continenti, soprattutto. Quindi, ad esempio, mi ero spulciato tutta una serie di libri più recenti fatti sulla CIA, che usciti negli ultimi anni, che riportavano ormai non il sentito dire, ma i documenti declassificati della CIA, e che quindi attestavano ormai scientificamente le cose che sono state fatte o non sono state fatte. E quello che ho letto è, insomma, mostrava che le cose che sono state fatte sono anche peggiori di tutto quello che pensavamo. Ma la cosa che mi ha più sconvolto è che queste opere, che in certi casi sono in diffusione già da 10, addirittura 20, 25 anni, non siano state minimamente diffuse, non ci sia stato un intervento organico delle forze politiche nostre per cercare di darne diffusione, nemmeno all'interno delle nostre stesse organizzazioni, tantomeno all'esterno. Questa è l'impressione che ho avuto io, poi magari mi sbaglio, però negli studi che ho fatto, nelle mie esperienze pratiche, ho notato una grossa lacuna in questa battaglia, appunto, chiamiamola culturale, cioè il fronte culturale della lotta di classe, che è stato abbandonato, è stato disertato, con grosse e tragiche conseguenze anche proprio
in termini organizzativi e di efficacia politica poi delle nostre organizzazioni. L'avevo messo a disposizione quest'opera gratuitamente sul web. Da allora, nel giro di un anno e mezzo, alcune migliaia di persone, circa 3.000 o poco più, l'hanno scaricato, e ogni tanto mi arriva qualche mail, qualche cosa di ringraziamenti o di elogio, proprio perché erano tutte cose che non trovavano in giro, cioè non conoscevano. E il problema principale, dal mio punto di vista, era quello di far conoscere questi aspetti, e pensavo che sarebbe stato ritenuto utile soprattutto dalle organizzazioni comuniste esistenti, perché era un tentativo appunto di fare un lavoro che nessuno si era sobbarcato in maniera così ampia il carico di portare a termine. Perché questo? Mi sono chiesto anche del perché questo sia stato possibile. Io credo che appunto dipenda dal fatto che banalmente sono fresco di studi, che ho scelto una carriera, quella dell'insegnante liceale di storia e filosofia, quindi sono cose che bene o male faccio tutti i giorni, con cui sono in contatto quotidiano, ho più tempo libero anche per trattare queste questioni. E avendo fatto anche 10 anni di militanza politica e non essermi rinchiuso in un'università, ho anche avuto il collegamento pratico con i problemi che si ponevano poi a livello organizzativo anche. Insomma, una serie di coincidenze dovute anche al fatto, ad esempio, che io sono ancora in attesa della mia cattedra, cioè, sono anche incazzato perché ho vinto 2 concorsi e non mi hanno ancora dato la mia cattedra di ruolo, e per riuscire ad arrivare a questo livello in cui sono quasi uscito dalla precarietà ho dovuto dare circa 80 esami universitari. Cioè, questo per dire che la borghesia ti mette in condizioni in cui ti obbliga per la sopravvivenza a cercare di dare il meglio di te, però le si ritorce contro a volte, no? Le armi della borghesia a volte si ritorcono contro. Va bene, una volta pubblicato In difesa si poneva la questione di, per molti compagni, di trovare uno strumento più adeguato per la lettura, per la consultazione, perché non è molto comodo consultare un libro di 2000 pagine in PDF sul computer, e anche stamparlo era un'impresa un po' dispendiosa dal punto di vista economico. E quindi la necessità, e da qui è partita la necessità di pensare a una pubblicazione, una pubblicazione fatta a tappe di quel lavoro. È stato lo surdo stesso, un'iniziativa a Milano, a consigliarmi di provare con la Città del Sole, casa storica, casa editrice militante napoletana, e dopo essere entrato in contatto c'è stata l'occasione accolta da Giordano Manes, che non ringrazierò mai abbastanza per questo, per aver creduto in questo progetto, per cui abbiamo scelto di lanciare questa collana editoriale che abbiamo chiamato Storia del Socialismo e della Lotta di Classe. Io non ho la pretesa di riscrivere tutta la storia del socialismo e della lotta di classe. Quello che ho fatto in difesa e quello che sto cercando di fare anche adesso, e c'è anche in questo libro, è soprattutto di mettere a disposizione una serie di documenti che sono già in circolazione da diversi anni, ma che sono rimasti totalmente oscurati, ignorati, non solo dal livello mass mediatico per le ragioni che abbiamo detto fino adesso, ma anche da noi stessi. Questo è la nostra colpa, tra virgolette, perché se siamo finiti in una forma particolare di regime borghese, di dittatura del capitale, una forma particolare per cui questa dittatura non è neanche più percepita, ma noi siamo in democrazia, no? Noi siamo nel paese in cui si può scegliere chi governa,
possiamo votare ogni 4-5 anni, come negli altri paesi occidentali. E ciò che ci differenzia da quella dittatura della Cina o della Corea e così via, questi sono i discorsi comuni, no? Beh, in realtà sappiamo benissimo come storicamente ogni volta che ci sia stato un tentativo democratico di costruire il socialismo, questo sia stato distrutto sistematicamente. Per cui la libertà di cui disponiamo è una libertà che arriva fino ad un certo punto. E tuttora noi siamo un paese, noi che siamo comunque al centro, nel centro dell'impero a livello mondiale, siamo comunque subalterni agli Stati Uniti e ad altri grossi poteri internazionali e siamo di fatto un paese a sovranità limitata da questo punto di vista. Il caso delle polemiche che ci sono state sulla firma di questo accordo memorandum con la Cina sono esemplificative, le proteste, le minacce, gli avvertimenti che vengono dagli Stati Uniti. Siamo un paese a sovranità limitata, si vede anche dal fatto appunto di come l'informazione, soprattutto di politica estera, come abbiamo visto anche per il caso del Venezuela, di fatto sia controllata, sia eterodiretta da Washington. E la cosa che mi ha portato a appunto a riflettere di più sul cambiamento qualitativo che c'è stato tra la dittatura passata e quella odierna, è che questi casi di fake news o disinformazione sistematica, queste campagne denigratorie che sono state fatte contro il socialismo, il comunismo, i vari leader anche delle nostre organizzazioni, ci sono sempre stati. Non è che non ci fossero negli anni 20 contro i bolscevichi, quando appunto raccontavano che sterminavano i bambini appositamente o raccontavano altre cose sulle carestie pianificate dal governo, come tuttora si celebra da parte dell'Unione Europea con l'Holodomor di inizio anni 30 in Ucraina, cosa che insomma storici borghesi hanno smentito ormai da anni, ma che si continuano a ripetere nei manuali scolastici. Non vi dico come sono fatti i manuali scolastici oggi, non so se avete presente, io però ci sono in contatto quotidiano e mi ricordo come erano i miei tempi, ho avuto modo di vedere altri manuali, che infatti cerco di utilizzare ancora, come erano fatti anche solo inizio anni 90. C'è una differenza abissale. E se andiamo ancora più indietro nel tempo, c'è una differenza ancora più abissale. Quindi la riscrittura della storia che c'è stata è un'operazione che effettivamente ci ricorda quella descritta da Orwell in 1984. La cosa tragica è che di tutto questo non solo non c'è consapevolezza popolare, non c'è, ma c'è quasi anche un consenso. Insomma, io su questo mi sono concentrato molto sulla questione dell'alienazione e ho cercato di riprendere non solo lo stesso Marx, ma anche proprio tutta la scuola di Francoforte, tutte le elaborazioni che ci sono state nel secondo Novecento, per cercare di spiegare le ragioni, i mezzi che hanno portato appunto quasi a calarsi, a sbracarsi completamente di fronte al regno del capitale, del consumismo, della pubblicità, la dimensione dell'avere piuttosto che dell'essere, per dirla alla Fromm. Vabbè, insomma, ci sono tante cose che si possono dire, però il dato centrale per cui è cambiata la situazione è stato che c'è stato uno sfondamento al nostro stesso interno. Ecco, visto che su questo tema non è stato ancora toccato, io ritengo che la questione nodale, lo snodo fondamentale che c'è stato nella nostra storia, è stato il 1956. Non se ne parla molto qui, perché, qui devo aprire una parentesi, questo libro in teoria era la conclusione, mette assieme tre capitoli di In difesa, che erano il nono, il ventitreesimo e una parte del ventiquattresimo. Il ventitreesimo era appunto intitolato Le tecniche imperialiste per l'egemonia culturale.
Cioè, mentre nei primi 22 capitoli avevo provato a ricostruire la storia sulla base dei documenti più recenti, dall'Unione Sovietica all'Italia, all'Africa, tutti i colpi di Stato foraggiati, con le modalità precise che ricordano le rivoluzioni colorate già dagli anni 50. Già dagli anni 50, se vediamo come è stato fatto in Iran, ad esempio, contro Mossadegh, oppure in Guatemala, o in tanti altri paesi dell'America Latina, vediamo che le tecniche più o meno sono già quelle. Dicevo, mi sono perso, ho aperto troppe parentesi. 1956. Eh no, dopo il 1956, stavo dicendo, dopo tutto questo percorso storico, avevo cercato di capire, ma com'è possibile che queste cose non si conoscono? In che modo la borghesia è riuscita a cancellare tutta questa situazione, a convincerci che l'Unione Sovietica sia stata il male, un totalitarismo, l'impero del male, quello che tutte le varie terminologie che sono state usate, e che Stalin sia stato un despota tiranno sanguinario che pensava solo a se stesso e ha fatto decine di milioni di morti. Questa è la narrazione. Tutte queste cose sono state smontate non da me, ma da tutta una serie di altri storici, in una buona misura anche anticomunisti. Su questo ci tengo a ribadirlo. Quindi io molto spesso mi sono semplicemente limitato a prendere e riportare quello che è già stato detto. In alcuni casi ho provato a fare un po' di analisi su alcune questioni. Però in questo senso il totalitarismo liberale è tale proprio perché è riuscito a oscurare sistematicamente la scienza, il contributo, gli apporti scientifici, ed è riuscito quindi a creare uno stacco, ad ampliare uno stacco che c'è tra il mondo dell'accademia, chiamiamolo così, semplificando, e il senso comune popolare. Il 1956 è una svolta perché in quell'anno l'avversione che era stata data dalla borghesia, dagli imperialisti, viene fatta propria dallo stesso campo comunista attraverso la denuncia della destalinizzazione, sì, dello stalinismo fatta da Khrushchev nel 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Quella è una tappa, è uno snodo fondamentale perché a quel punto la critica al sistema comunista, al socialismo reale, come viene chiamato poi in quegli anni, viene fatta propria dalle stesse organizzazioni comuniste e progressivamente inizia uno slittamento progressivo, per cui ad esempio in Italia si inizia a dire che si preferisce stare sotto la NATO piuttosto che alleati dell'Unione Sovietica, ma a dirlo è il segretario del Partito Comunista Italiano. E questo, siamo nel 1976 ed è già un discrimine, una di quelle svolte, uno di quei passaggi, di quei tornanti nella storia nostra, di questo paese, particolarmente significativi. Ce ne sono anche altri, però per dire che se non ci fosse stata questa progressiva subalternità ideologica nel nostro campo, fino alla chiusura e alla fine del Partito Comunista Italiano, alla fine degli anni 80 e alle inadeguatezze strutturali dal punto di vista anche ideologico-culturale che aveva la Rifondazione Comunista, oggi non saremmo in questa situazione, verosimilmente. Tant'è che in altri paesi i comunisti hanno resistito meglio. È vero però che in tutto l'Occidente da nessuna parte siamo particolarmente forti. Mentre invece nel resto del mondo, se appunto ci togliamo questa ottica eurocentrica, il socialismo è una questione ancora all'ordine del giorno e questo ci deve far interrogare anche sulle nostre lacune, che a mio avviso sono lacune proprio di tipo analitico, cioè non riusciamo a sfondare, non riusciamo ad agire, in parte perché abbiamo dimenticato proprio gli insegnamenti classici,
che ci avevano dato Marx, Gramsci, Lenin, in parte perché non abbiamo capito appunto il livello a cui è giunta questa dittatura in cui viviamo. Tant'è vero che noi non parliamo di dittatura per definire il regime in cui viviamo, cioè, non mi sembra che sia così usata come espressione. Pure dovremmo ricominciare a utilizzare certi termini della nostra tradizione che sono ancora validi. Certo, si può riattualizzare il linguaggio quanto si vuole, sul linguaggio, tra l'altro, è molto brava la borghesia a scegliere con cura le parole. Pensate a quando si parla dell'autoproclamato Stato islamico, questa è l'espressione usata sempre costantemente nei TG. Ci sta, giusto, va benissimo. Significa che non sono realmente uno Stato islamico. In questa maniera si cerca di evitare di fomentare l'odio verso gli islamici in generale o di riassociare l'islamismo a quella cosa lì. Però nel momento in cui si parla del Partito Democratico come la sinistra, si sta ingannando consapevolmente milioni di persone e lo si sta facendo con una ragione ben precisa. Con la ragione di unire il concetto di sinistra, cioè di una determinata categoria politica nata in circostanze storiche ben precise, ma non è, vabbè, non stiamo qui a ricordarlo, a un partito comunque borghese che è strutturalmente ormai organico alla finanza internazionale, non solo a Confindustria, ma alla finanza internazionale. Oggi il Partito Democratico è sicuramente più di destra del Movimento 5 Stelle, che esprime gli interessi di una borghesia liberale, di ceti medi, piccolo produttivi, insomma, di un tentativo di costruire un liberalismo etico, un capitalismo un po' più sano, concorrenziale, tentativo comunque che non potrà avere molto successo verosimilmente. Però, per dire, sono tutte tecniche che vengono utilizzate consapevolmente. Io ho provato appunto a fare questo tentativo nella prima parte dell'opera di rispondere a quello che Gramsci aveva scritto nei quaderni dal carcere oltre 80 anni fa, cioè uno studio di come è organizzata di fatto la struttura ideologica di una classe dominante. L'organizzazione materiale intesa a mantenere, a difendere, a sviluppare il fronte teorico o ideologico. Quindi si parla di razzismo come arma per dividere i lavoratori, questa è una cosa abbastanza classica. Si parla appunto dell'informazione, come è stato detto, si parla di cultura e scuola, come vengono sistematicamente controllate, distrutte. Pensate all'alternanza scuola-lavoro. Io penso, per quanto riguarda me, al fatto che ad esempio per le ore di storia negli ultimi anni sono state ridotte da 3 a 2 nei licei, il che rende praticamente quasi impossibile riuscire ad arrivare a un periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, in quinta, rende impossibile portare a termine i programmi, rende impossibile quindi di far conoscere ai ragazzi la realtà degli ultimi ormai più di 70 anni. Cioè tutto casualmente il periodo della guerra fredda, tutto quel periodo in cui l'Unione Sovietica ha mostrato, tutto il movimento comunista internazionale ha mostrato il proprio ruolo progressivo nel favorire, appoggiare, incoraggiare il movimento della decolonizzazione. Perché ce lo dimentichiamo, ma fino agli anni 70 c'erano ancora colonie portoghesi, europee, in giro per statunitensi in giro per il mondo. Statunitensi no, ma non direttamente, ma indirettamente ci sono tuttora. Senza movimento comunista non ci sarebbe stata la fine della segregazione razziale in Sudafrica, come ha ricordato lo stesso Nelson Mandela. Insomma, ci sono tantissimi. Non ci sarebbe stata l'emancipazione della donna, verosimilmente, cosa che riguarda la metà dell'umanità. Ci sono tantissime altre cose che si possono e si devono dire, ma ne ha già dette a sufficienza Francesco.
Questa prima parte, insomma, affronta tutta una serie di tematiche, altre sono state già dette. La seconda parte del libro invece cerca appunto di spiegare nel concreto come sia avvenuta questa offensiva nel nostro campo, come e quanti e in che modo sia stata organizzata, proprio pianificata, ingaggiando intellettuali, a volte dicendoglielo apertamente, a volte no. Perché non tutti erano d'accordo a collaborare con la CIA. Su questo è stato fatto un bellissimo studio più di 20 anni fa di Francis Tonor Sanders, La CIA e gli intellettuali, è stato tradotto, mi sembra, riportato le parti più significative, ma ci sono tutta una serie di altre opere significative che ho cercato di utilizzare. Mi sono trovato a dover attaccare anche alcuni nomi di rilievo, di prestigio, però ripeto, quasi mai l'ho fatto direttamente. Hannah Arendt, che è colei che ha teorizzato meglio il concetto di totalitarismi, applicandoli non solo alla Germania, non all'Italia fascista, ma all'Unione Sovietica sì, è stata smentita dall'Ossurdo nel suo ultimo libro sul marxismo occidentale. Anche qui ho cercato di riportare i contributi più significativi che ci aiutano a capire, a smentire buona parte, se non tutta buona parte, delle solite storielle, i miti, possiamo chiamarli, che ci vengono raccontati su di noi. E poi negli ultimi due capitoli ho provato a dare alcuni suggerimenti, alcune proposte per cercare appunto di superare la situazione di difficoltà in cui ci troviamo come comunisti. Per cui ad esempio la necessità appunto di ripartire da alcune categorie, non solo parlare di neoliberismo, ma ritornare ad utilizzare proprio la categoria di imperialismo. La categoria di imperialismo molto spesso viene associata esclusivamente al piano bellico, militare, quindi intesa come invasione militare di un paese. Questo è nel senso comune nella tradizione storiografica analitica borghese. Ma molto spesso anche molti compagni hanno questa concezione. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va perché o non è spiegata bene o non è spiegata proprio. A me ad esempio me la sono dovuta imparare da solo, il che è sintomatico. Va bene, non voglio farla troppo lunga, ci sono sicuramente altre cose che insomma, io auspico, spero che possa ottenere una certa diffusione, ma non penso che basterà. Questo libro sono solo 500 copie di questa tiratura. Era più un 500 copie, tra l'altro, perché per riuscire a stamparlo abbiamo fatto un crowdfunding, cioè una raccolta fondi. Scusate se ho utilizzato il termine inglese, cioè dell'impero. Una raccolta fondi a cui hanno contribuito una cinquantina di compagni che ha permesso di raccogliere più di 2000 euro. Con cui appunto anche la casa editrice, che come ogni altra realtà militante è in estrema difficoltà finanziaria, ha potuto far partire questa tiratura. Il libro, tra l'altro, si sta vendendo bene, un quinto delle copie sono andate subito via in prevendita. Quello su cui però credo noi dobbiamo ragionare di più è sulla costruzione di casematte in prospettiva duratura. Cioè, 500 persone che possono leggere anche sta roba qua non servono a granché se questo non serve poi a creare degli strumenti stabili di consultazione, di aggiornamento, e che possono raggiungere anche un campo diverso da quello nostro consueto, cioè se siamo capaci di raggiungere anche le persone che solitamente
non partecipano a presentazioni di libri come questo, non partecipano a luoghi, incontri, organizzazioni politiche di un certo tipo. Per questo, adesso sto portando avanti assieme ad alcuni compagni la costruzione di un sito, storieuniversale.it, si chiama, dove inseriremo, abbiamo già iniziato, tutto il materiale di difesa del socialismo reale diviso per parti, paragrafi, in modo che sia più leggibile, più scorrevole e aggiornabile anche nel tempo. Tutto sempre gratuitamente, proprio perché l'ottica è sempre quella di cercare di raggiungere il maggior numero di persone possibili con ogni strumento. Io su questo, adesso su questa cosa qua, tra l'altro, devo scrivere un pezzo per Marx 21 perché non l'ho ancora fatto, ma non ho avuto tecnicamente tempo. E allo stesso tempo, appunto, sto curando la seconda edizione di Indifesa per renderla più leggibile anche graficamente, correggere molti errori che inevitabilmente c'erano, anche perché mi ero incaponito di farlo uscire entro la fine del 2017 in omaggio al centenario della rivoluzione d'ottobre. La collana poi andrà avanti con un secondo volume, questo era dedicato al nostro presente. Sono partito dalla fine proprio perché l'obiettivo era non meramente culturale ma politico, pensavo che potesse essere utile. La collana dovrebbe andare avanti, dico dovrebbe perché ci sono un po' di difficoltà, con il volume sulla teoria. Quindi sto cercando di fare un lavoro di sintesi. Anche in questo caso, non solo di Marx, come è in voga ormai da parte di molti autori, visto che c'è il bicentenario, ma dei concetti ancora più vivi, più pregnanti, della teoria socialista rivoluzionaria, a partire dalla rivoluzione francese fino alla rivoluzione russa. Quindi, un tentativo di mostrare il percorso di faticoso di costruzione dell'elaborazione teorica a partire da Babeuf, non so se Manifesto degli Uguali del 1796, passando per i socialisti utopistici, per Marx, Engels, quali sono state le problematiche che si sono riscontrate nel marxismo della Seconda Internazionale, perché si è arrivati ad una Seconda Internazionale che ha votato i crediti di guerra nella Prima Guerra Mondiale. E come invece ha risolto, perché invece in Russia è arrivato un certo Lenin che è stato capace di impostare il discorso teorico in maniera diversa e da lì costruire le premesse per la riuscita della rivoluzione bolscevica. In mezzo ci saranno altri autori minori, ma sostanzialmente penso che quello sarà un volume altrettanto importante di questo perché è un tentativo di, appunto, di rimettere in contatto direttamente con i testi, con i nostri classici, che hanno ancora tantissime cose da dirci. Penso che siano ancora estremamente attuali. Tenendo però conto che ci sono state anche in quel caso alcune problematiche storiche che si sono verificate, perché altrimenti non si spiega come si sia passati dall'Unione Sovietica al crollo del muro di Berlino, diciamo più in generale al crollo del socialismo in Europa occidentale e nell'URSS. Qualcosa non ha funzionato, evidentemente, quindi anche quello sarà materia di riflessione, per quanto alcuni di questi aspetti li abbia già affrontati nel testo in difesa. Quindi un po' di lavoro c'è già, però è ancora da approfondire sicuramente. E in questo senso penso che chiaramente non posso farlo da solo tutto ciò, ma c'è bisogno di costruire un intellettuale collettivo. E quindi, ad esempio, alcuni compagni che sono qui, loro hanno già visto alcuni materiali su cui stiamo lavorando e ho chiesto loro un contributo e
rispondo anche al compagno Martocchia che appunto proponeva una collaborazione sulla Jugoslavia. Io sono aperto ad ogni forma di collaborazione proprio perché è indispensabile fare in modo di unire le nostre energie, che da soli possiamo arrivare fino a un certo punto. Io adesso in questo periodo faccio un esempio, mi sto leggendo l'ultimo libro di Marcello Musto, che è un bel libro, su Marx, una biografia di Marx da fine anni 50 a inizio anni 80, e, però insomma ne avevo sentito, avevo letto recensioni che dicevano come mostrasse un Marx sconosciuto, e mi sono incuriosito perché insomma, visto che sto facendo appunto questo lavoro di lettura, di riscoperta, di analisi di testi di Marx e di testi su Marx oltre che su altri autori, ho detto andiamo a vedere che cosa ha scoperto sulla base dei documenti, delle fonti che sono state raccolte negli ultimi anni, che non sono stati mai pubblicati. Per adesso ho notato che ribadisce molte delle questioni che erano state già poste da Domenico Losurdo nelle sue ultime opere. In particolare io mi ricordo il bellissimo testo La lotta di classe, in cui ricordava ad esempio come Marx avesse sostenuto la questione nazionale irlandese, quella polacca, come fosse capace di districarsi nelle contraddizioni che ci sono anche all'interno dei campi del campo borghese, ad esempio nella guerra di secessione statunitense, schierandosi con i nordisti, con Lincoln, nonostante Lincoln fosse un borghese, ma in una lotta che consentiva di eliminare, di portare a termine il fenomeno della schiavitù negli Stati Uniti, quindi ragionando dialetticamente. Ecco, questo è un altro aspetto che occorre recuperare, la capacità non di imparare frasi o dogmi o citazioni, ma appunto di utilizzare quello strumento che ci è stato lasciato in eredità, il materialismo dialettico, un metodo di analisi che abbiamo un po' dimenticato. Io su questo litigavo con Ferrero, che mi diceva ma non puoi, materialismo dialettico, ma come puoi pensare di recuperare questa visione filosofica? In realtà io leggendo, studiando anche il campo della filosofia, dove anche nella filosofia c'è stata una battaglia furibonda nel XX secolo, non c'è stata solo Hannah Arendt, ci sono stati anche Popper, ci sono stati l'esistenzialismo di Heidegger soprattutto, ma non solo, il postmoderno come fine di tutte le narrazioni, tutta una serie di movimenti filosofici che sono stati pompati ad arte in una certa misura, intellettuali che sono stati lanciati, pensate al film di Orwell, La fattoria degli animali, è stata finanziata dalla CIA, non ce lo sappiamo tranquillamente, ma lo stesso Orwell che appunto collaborava con i servizi inglesi dando liste di sospetti comunisti, a volte dicendo quello è ebreo, quello è omosessuale, tra questi c'era anche Chaplin, tra l'altro. Insomma, ci sono tante cose che oggi sappiamo con certezza e che dobbiamo trovare il modo di divulgare. Quindi di lavoro da fare ce n'è tanto. Io, se volete, comprate, se no vi chiedo anche solo di fare un'offerta, un contributo per la costruzione di tutti questi progetti con cui cerchiamo di fare qualcosa, collaborando con le organizzazioni e con le persone che sono disposte a venire incontro e che ringrazio nuovamente. Grazie anche a voi di essere venuti. Grazie per il compagno Alessandro.